Buonasera. Buonasera. È un avversario difficile quello di domani. Una squadra, come dire, che in campionato ha fatto poco, però in Coppa si è fatta valere. Sì. Cioè, alla fine affrontiamo una squadra che ha vinto la Coppa Italia. Ho visto contentezza nel sorteggio. È chiaro che senza girarci tanto attorno, se pescavamo, che ne so, il Catania o il Pisa, rischiamo di andare in trasferta a trovare 15.000 spettatori, non è uguale. Detto questo, però, la partita non le vince la gente, vincono i giocatori in campo. Noi a chiacchiere possiamo essere pure quello che ci pare, la verità è che la Vitalbeggia ha vinto la Coppa Italia, noi siamo usciti al primo turno, poi è vero che in campionato hanno rallentato un pochettino, però è pur vero che incontriamo una squadra che ha vinto un trofeo, quindi io non vedo tutto sto favoritismo da parte nostra, è una squadra forte che secondo me verso fine campionato ha dato precedenza a un obiettivo piuttosto che ad un altro e quindi ci sta che possa perdere qualche punto, è comunque una delle squadre che ha giocato mille recuperi, quindi ha incontrato le difficoltà del caso di Entella, tutte quelle che abbiamo avuto nel nostro girone. Partita da dentro fuori con stavolta il doppio vantaggio che va a favore degli avversari, perché giochiamo la seconda in trasferta e con il doppio pareggio vanno su loro, quindi c'è da sudarla. I primi 20 minuti con il Novara abbiamo visto gli ospiti mister essere aggressivi, no? Dove loro hanno alzato il loro baricentro, venivano nella nostra metà campo almeno in 7. Però ci sono stati anche tantissimi contatti al limite del regolamento, proprio per dire l'aggressività dell'avversario. Ecco, ci aspetta una Vitalbeggia così? Rispetto al Novara, secondo me, è una squadra più di categoria. Il Novara, l'avevo già detto dopo la partita, ma dopo averci giocato ancora peggio, nel senso che secondo me abbiamo preso la peggiore che potevamo incontrare. Il Novara, intendo. Quindi abbiamo superato il turno contro una squadra forte, hanno quasi tutti i giocatori di lì che abbinano qualità, fisicità, esperienza, hanno tutto. Detto questo, nel primo tempo apparentemente abbiamo sofferto, invece se guardiamo la statistica c'è stato un divario nel possesso clamoroso, eppure di tiri in porta alla fine, nel senso che abbiamo finito la partita con 17 tiri in porta. Nel primo tempo abbiamo fatto 65% di possesso in una frazione di gara dove abbiamo avuto tutti quanti l'impressione di difficoltà, è stato l'esatto contrario. Il secondo tempo abbiamo creato di più perché siamo andati a folate e abbiamo trovato spazi che nel primo tempo non trovavamo. Come vi dico sempre, non è che il possesso palla sta a testimoniare niente, non conta niente il possesso palla, conta quanto è efficace la squadra, però alla fine la squadra ha tirato 17 volte in porta, la nostra è stata una partita equilibrata, poteva prevalere sia una squadra che l'altra e non ci sarebbe stato nessuno scandalo. Abbiamo passato una partita difficile e adesso sono sempre peggio, perché comunque tutte quelle che si qualificano vuol dire che c'hanno qualcosa, se no il turno non avrebbero passato. Prego. A questo proposito, mister, è vero che loro davano però la sensazione di essere più pericolosi, no? Quando venivano davanti. Se anche la Vitalbeggia fa la densità in mezzo al campo, tappando un po' tutti i buchi che invece piacciono ad Arezzo, c'è una alternativa, una soluzione diversa che la squadra può trovare che ha preparato in questi giorni? No, nel senso che ci sta che abbiano un atteggiamento simile, anche se la disposizione in campo magari è diversa, però poi va sempre per l'interpretazione dei giocatori e per che tipo di gara viene fuori. Cambiano le dinamiche della partita, nel senso che Novara non aveva l'esigenza di vincere nei primi 5 minuti perché sa che in corso d'opera può fare i cambi che ha fatto, quindi gli ultimi 25 minuti, mezz'ora, si sbilancia completamente perché le serve un risultato solo. Questa è una partita che dura 180 minuti, quindi ci sta che loro vengano fuori casa con un atteggiamento guardingo per poi vedere che succede nella partita di ritorno, dove comunque hanno il vantaggio del campo e del doppio risultato in caso di parità, quindi non mi aspetto che vengano qua all'arma bianca, ecco, questo sì, noi dobbiamo avere pazienza perché come per loro vale i 180 minuti, vale pure per noi, è chiaro che se ti devo dire dove dobbiamo cercare di forzare un po' è domani, perché giochiamo in casa, abbiamo il pubblico a favore, abbiamo il campo a favore, abbiamo comunque il trasporto del momento a favore, dobbiamo tentare di
dare un'impronta pesante alla partita, sapendo che come Novara, noi è vero che abbiamo subito la rimonta da 2-0, da 2-0 a 2-2, pur vero che tutte le partite che si sono verificate, la Provercelli all'89esimo vinceva, ha preso due gol in 4 minuti, il Sud Tirol a Monza perdeva 2-1 all'80esimo, vinceva 3-2 al 90esimo, ha fatto 3-3 al 92esimo. Quando c'è la disperazione del risultato, se le squadre hanno, come posso dire, armi pericolose da mettere in campo, diventa un problema grosso, perché quando si sbilanciano squadre così e in campo mettono Perulli, Caccia, Eusebi e Gonzales con Bianchi dietro, posso pure prendere gol. Quindi dobbiamo star calmi, tentare di fare una partita per vincere, sapendo che non finisce ad Arezzo la qualificazione. L'altra sera dopo la partita ha detto la palla soprattutto all'inizio scottava un po', no? A qualche giocatore, pensa che questo adesso che il ghiaccio è stato rotto è un problema superato o potrebbe riproporsi anche domani? No, io non credo, non è che un problema viene superato oppure no, è una circostanza che può succedere, può risuccedere pure domani, può risuccedere pure a Viterbo, e mi auguro di andare avanti. Io credo che sia proprio la tipologia di partite che porta un po' a questo atteggiamento qua. Non mi ricordo partite entusiasmanti nel gioco, nei playoff, perché la posta in palio è troppo pesante, quindi subentrano tante componenti. Il campionato, se tu vinci o perdi, c'è sempre la possibilità di rimediare la domenica successiva, qua non c'è più, e quindi è completamente diverso l'atteggiamento e il pensiero che hanno i giocatori. Tu, se le cose non vanno bene, ti vedi perso un po' nella partita che va avanti, nel tempo che va avanti, quindi è normale che un po' di tensione rispetto alle partite normali salga, e comunque il calciatore ci deve abituare, perché sono partite, se uno vuole fare il giocatore di alto livello, giocare partite di alto livello, quando i punti pesano sono così. Detto questo, vale pure per gli altri, comunque sia col Novara un po' noi, un po' loro, un po' noi, un po' loro, contro squadre forti così non possiamo pensare di avere il predominio totale della partita, sono forti, ogni tanto dicono la loro, eppure pesante, quindi diventano partite equilibrate sotto tutti i punti di vista. Siamo stati secondo me bravi a non farci trasportare dagli eventi, è pur vero che siamo andati sul 2-0, la partita poteva essere chiusa diversamente, anche se sul 2-1 abbiamo avuto una palla clamorosa con Nello, sul 2-2 una palla clamorosa con Brunori. La squadra è sempre stata pronta a ribattere colpo su colpo, a differenza magari di altre volte dove l'atteggiamento è stato differente. Ora stiamo bene, ci giochiamo la partita a viso aperto, tentiamo di dargli un'impronta domani, quello sì. E poi l'ultima, per quanto mi riguarda, volevo chiedere sulla formazione, se Pinto anche per il destro-sinistro in difesa potrebbe giocare e se anche Rolando ha qualche chance per far rifiatare un po' Cutolo oppure no in questa partita. Sì, ci sta che due, tre cambi io li posso fare dall'inizio, perché su qualcuno abbiamo qualche problemino, su qualcun altro, per qualche altro motivo, secondo me giova di più 6 giorni di recupero invece che 3, quindi ci può stare che qualcosa cambi. Problemini in vista, si può sapere, c'è qualcuno? No, abbiamo avuto Buglio che ha finito con fastidio muscolare, quindi lo valutiamo fino all'ultimo secondo di partita o comunque oggi durante la rifinitura. Luciani si porta dietro comunque il solito problema lumbagico e poi vediamo se si può fare qualcos'altro. Comunque sia, c'ho tutti i giocatori che stanno bene. Siccome vado decantando spesso gli altri che fanno i cambi con Eusebi, Perulli e Gonzales, io però due o tre carte pesanti ce l'ho, quelli che non hanno giocato mercoledì, e magari diventano protagonisti in questa partita qua. Posto? Posto. Grazie.